Sabato, Team of Two. Sabato, Team of Two. Il warm-up di oggi inizia con 250 metri di corsa. Finiti questi 250 metri di corsa, ovviamente fatti con un ritmo tranquillo perché è proprio la parte iniziale del riscaldamento, abbiamo 20 air squat, conclusi 20 air squat, abbiamo 10 high pull con il bilanciere, poi abbiamo 20 secondi di plank e poi abbiamo 10 down and up. Concluso il riscaldamento, siamo pronti per approcciarci ai movimenti che compongono il workout. Abbiamo detto che il workout è un team of two, oppure se andate a leggere in descrizione vedete anche la versione individual, ed è composto in modalità I go, you go, cioè un compagno lavora e l'altro riposa a parte sulla corsa. Quindi il workout è così composto, è un AMRAP 25 minuti, quindi andrete avanti per 25 minuti a fare il maggior numero di round possibile. Di che cosa? Si inizia con l'unico movimento che dovete fare all'unisono, non in sincro, ma dovrete farlo insieme, i 250 metri di corsa, quindi il percorso che avete fatto ovunque voi siate in riscaldamento, quei 250 metri lì sono il giro che dovete fare anche all'inizio del workout. Percorrete insieme i 250 metri, al rientro dei 250 metri un compagno inizierà a fare i thruster col bilanciere, uomo 40, fanciulle 25, e lui si riposa. Questi 50 li andate ad alternare come volete, 25 a testa, 31 e 20 l'altro, l'importante è che il team arrivi a concludere le 50 ripetizioni di thruster. Finite le 50 ripetizioni di thruster, stesso criterio con 50 ripetizioni di sumo, deadlift, high pull, poi di nuovo idem, abbiamo 50 sit up e si conclude il primo round con 50 burpees. Perfetto, finito il 50° burpees, ho ancora un sacco di tempo, ho fatto un round di nuovo in tutti e due insieme, 250 metri di corsa e così via per 25 minuti. Dicevamo all'inizio che se non siete riusciti a venire al box, se il vostro compagno classico di team oggi è a farsi un aperitivo al mattino di sabato, perché è l'unica cosa che si può fare in questo periodo qua, quindi voi volete allenarvi ma siete da soli, perfetto, andate in descrizione e potete leggere la modalità di allenamento di oggi without teammate, sia con dell'attrezzatura ma sia anche senza attrezzatura, quindi potete anche allenarvi da soli, a corpo libero, all'aperto, ovunque voi vogliate. Quindi fatto l'allenamento anche di sabato e un bel come cash out, enjoy the rider, godetevi il sole, godetevi il weekend, ci vediamo poi lunedì. E mi raccomando, non perdetevi tutte le nostre novità e aggiornamenti sui canali social che sono Instagram, Facebook, ovviamente oltre al canale YouTube sul quale stiamo parlando adesso. Iniziamo il warm up con 250 metri di corsa. Conclusa la corsa, air squat, quindi piedi un po' più larghi delle anche, punte leggermente extra ruotate. Scendiamo in accosciata mandando il ginocchio avanti, contemporaneamente l'anca indietro, e mantenendo bene tutto il piede ben piantato a terra, schiena dritta, sguardo rivolto in avanti, e ci aiutiamo mandando le mani verso il soffitto. Finiti i 20 air squat, prendiamo il nostro bilanciere o il nostro peso vuoto, lo andiamo ad impugnare come ci servirà poi dopo nel sumo deadlift e pull, quindi con le mani al centro distanti più o meno un pollice, e da qui eseguiamo delle tirate al mento, gomiti che vanno in alto e dietro, il bilanciere che passa vicinissimo sia alla pancia che al petto in fase di salita e in fase di discesa. Conclusi gli high pull, andiamo a terra e abbiamo 20 secondi di plank, quindi mani sotto le spalle, dita leggermente extra ruotate, puntiamo bene i piedi, ci spingiamo via dal pavimento, braccia tese, spalle in linea con i polsi, il collo ben neutro, l'addome attivo, e chiudiamo bene il petto. Dopo i 20 secondi di plank abbiamo 10 down and up, appoggiamo le mani davanti ai piedi, lanciamo insieme in piedi, ci ritroviamo in plank, li richiamiamo vicino alle mani e poi ritorniamo in piedi. Appoggio le mani, le braccia rimangono tese, lancio i piedi, li richiamo e torno su. Dopo aver eseguito i down and up andiamo a vedere i movimenti del workout del nostro AMRAP 25 minuti. Si inizia insieme al nostro compagno nella versione in team of two con 250 metri di corsa. Se non avete un compagno riuscito ad allenarvi da soli, andate a leggere bene in descrizione le varianti del workout individual con o senza attrezzatura.
al rientro dalla corsa 50 thruster, quindi prendiamo il nostro bilanciere, lo portiamo in front rack, gomiti belli alti, piedi pronti per scottare, accosciata completa, spingiamo con le gambe, stendiamo l'anca così da dare l'impulso al bilanciere per la salita e poi spingiamo con le braccia per concludere il movimento, braccia tese, bilanciere sopra la testa, bilanciere che ritorna al petto ed eseguiamo così una successiva ripetizione. Dopodiché, dopo le spinte, abbiamo le tirate 50 su modello lift e pull. Aumentiamo la distanza tra i piedi e mettiamo le punte più o meno in linea con le due tacche. Bilanciere impugnato al centro, spingo con le gambe, strizzo i glutei e poi innesco la tirata al mento. Bilanciere che arriva all'altezza della clavicola, gomiti che vanno in alto e dietro e facciamo scivolare il bilanciere vicino al corpo sia in fase di salita che discesa. Finiti su modello lift e pull, i 50 da eseguire in coppia, abbiamo 50 sit-up piedi. Con le suole incollate, li portiamo vicino al corpo, ci corichiamo, tocchiamo con le mani il pavimento dietro la testa e con le mani davanti alla punta dei piedi. Finiti questi 50 sit-up, ritorniamo in piedi per eseguire l'ultimo dei movimenti e sono i burpees. Quindi appoggiamo le mani davanti ai piedi, lanciamo i piedi indietro, ci corichiamo, petto e cosce toccano, stendiamo le braccia, richiamiamo i piedi vicino alle mani e dopodiché torniamo in piedi, saltiamo un piccolo salto e tocchiamo le mani sopra la testa, mani a terra, mi corico, stendo le braccia, richiamo, salto e batto le mani sopra la testa. Finito il 50° burpees, abbiamo concluso un round e andiamo avanti così per 25 minuti. E per concludere, stop, enjoy the rider, godete il weekend, ci vediamo lunedì.